interessante sui temi dell'Unione Europea, dell'uscita dalla crisi, delle risposte che l'Unione Europea ha dato finora e deve ancora dare al sistema della piccola e media impresa, che rappresenta la struttura portante dell'economia europea. Il 95% delle imprese europee sono microimprese e questo deve essere attentamente considerato e valutato. Abbiamo pensato, riflettuto molto sulle proposte che abbiamo fatto in questi anni per incrementare la crescita. Credo che faremo insieme con Rete anche una campagna per gli Eurobond, che sono strumenti che possono consentire risorse aggiuntive per finanziare l'aiuto alle piccole e medie imprese, l'aiuto alla ricerca, il sostegno alla formazione, all'istruzione, alle grandi reti infrastrutturali fisiche, al cablaggio, alle energie da fonti rinnovabili, agli Erasmus per i giovani imprenditori e per i giovani dai 16 ai 35 anni. Sono tutti temi che rinviano ad una necessità. L'Europa deve essere più forte politicamente, più forte sul piano del governo economico europeo, ma questo bisogna anche di una grande spinta politica e anche di una grande spinta degli attori sociali e degli attori economici.